in collaborazione con Aris. Buonasera e benvenuti al terzo appuntamento con l'Aris. Quest'oggi sono nostri ospiti due psicologi che collaborano appunto con l'associazione, sono il dottor Luca Lanza e il dottor Giacomo Sfetez, che buonasera. Saluto e ringrazio per essere appunto venuti nel nostro studio. Quest'oggi l'argomento che tratteremo ha a che fare con la memoria, insomma, quando si parla di anziani è inevitabile occuparsi anche di questo tema e delle implicazioni che esso comporta. Intanto, dottor Lanza, perché è importante proprio parlare di memoria? Ecco, la memoria, la prima cosa a cui si pensa è che la memoria serve a risolvere i problemi della nostra vita quotidiana, a fare la spesa, a ritrovare la strada di casa, a cucinare, bisogna ricordarsi la ricetta per preparare un piatto, però è anche il filo che ci tiene legati ai nostri ricordi, alla nostra storia, le cose che abbiamo fatto, che lavoro abbiamo fatto, le persone che abbiamo incontrato, che conosciamo, sono quelle tappe che raccontano la nostra storia, fanno il nostro racconto e ci dicono chi siamo. Immaginate di perdere questo, significa una grande perdita non solo di autonomia, ma anche un grosso peso sull'identità, su chi siamo, sulla nostra personalità anche. Cioè c'è una memoria, diciamo così, meccanica che ti consente appunto di ricordare le strofe di una canzone piuttosto che formule, eccetera, eccetera, ed è una. E poi c'è una memoria, potremmo chiamarla, non so se il termine è corretto, quasi sociale anche, che ci consente di ricordare e fissare anche il nostro posto nella nostra storia e nella storia della società, diciamo. E così viene chiamata memoria anche autobiografica, cioè della nostra storia, che non è solo l'insieme dei nostri ricordi, ma anche dice come stiamo noi con le altre persone, ci aiuta a stare con le nostre con le altre persone, e noi siamo esseri che vivono in socialità, e quindi questo è fondamentale e necessario per il nostro benessere psicologico e anche fisico. La memoria cambia e si deteriora? Come funziona col passare degli anni? La memoria cambia lungo tutto l'arco della nostra vita. Un bambino non è messo di fronte alle stesse compiti che ha un adulto. Il nostro sistema nervoso si evolve e cambia con l'età. Con l'invecchiamento cambia in maniera particolare, alcuni cambiamenti ci sono già prima, ma come invecchiando ci vengono le rughe sulla faccia, ci vengono le rughe anche nel cervello, ci preoccupiamo tanto di quelle fuori magari perché le vediamo, mentre quelle interne è più difficile, no, non si possono vedere, cioè se ne può accorgere. Ecco. E come si capisce quando si ha davvero un problema di memoria? Ecco, le persone anziane che si rivolgono a noi arrivano di solito, o noi lo chiediamo, da che cosa si è accorto, perché ha deciso di occuparsi, di preoccuparsi della sua memoria. Le cose che ci vengono riferite più spesso sono: ho dimenticato le chiavi, non mi vengono le parole, non mi vengono i nomi, incontro le persone e non le riconosco. Come capire se queste cose sono dovute all'invecchiamento o no? Ecco, molte volte non sono dovute alle scuse che si vengono dette, sa la frenesia della vita quotidiana, tante cose da fare, sono invecchiato, non ce la faccio più. Ecco, possono nascondere una demenza senile anche. È difficile da dire, da accorgersene da soli. Prima di tutto per la paura, molti anziani hanno paura, come dicevamo prima, di perdere la memoria. Possono succedere due cose: esagero i sintomi, sì. Se lei mi chiede, ecco, tantissime volte mi dicono non mi ricordo neanche cosa ho mangiato ieri a pranzo, ecco,
se lo chiede a me, anch'io dovrei pensarci, io non me ne preoccupo perché so di essere troppo giovane statisticamente per avere un problema di demenza. La paura però può portare anche a nascondere la polvere sotto il tappeto e dire per la paura di non sapere non me ne occupo. È importante per questo fare dei test, che sono dei test oggettivi che valutano rispetto a tutta la popolazione anziana quanto è serio il deficit di memoria e quanto può essere ricondotto appunto a una malattia degenerativa. Ecco, in questo caso, dottor Svetes, che cosa si può fare, insomma? Allora, generalmente si potrebbe, per esempio, prendere in considerazione di sottoporsi a un test di screening della memoria e delle principali funzioni esecutive. Noi come associazione ARIS lo promuoviamo a Muggia presso il centro di Calle Monache 3 o a Trieste presso l'ospedale Maggiore, il centro per l'anziano, e proponiamo alle persone di svolgere un test denominato Addenbrock Cognitive Examination, che è un test originariamente nato in lingua inglese, tradotto poi anche e validato anche per la popolazione italiana. Cosa accade? È un test, è un elemento, uno strumento psicometrico utilizzato per dare delle indicazioni sul funzionamento cognitivo e dare una valutazione del funzionamento cognitivo. Quello che proponiamo, anche se di breve durata, complessivamente l'intero test dura più o meno sui 20-25 minuti, è comunque costituito da strumenti psicometrici sensibili in grado di evidenziare eventuali deficit cognitivi precoci. Diciamo che alle persone che desiderano sottoporsi al test vengono proposti dei compiti, degli esercizi che interessano i vari ambiti della funzione cognitiva umana, i principali ambiti della funzione cognitiva umana, che sono sostanzialmente l'attenzione, l'orientamento, l'affluenza, il linguaggio e le abilità visuo-percettive e naturalmente la memoria, ecco, una parte del test è dedicata proprio alla memoria. Per dare un'indicazione anche un po' più approfondita del profilo cognitivo o soggettivo della persona, noi accanto al test Addenbrock proponiamo anche una scala di valutazione del benessere emotivo, perché oltre logicamente alla memoria e alle funzioni cognitive esistono altre componenti che in qualche modo possono influire sul nostro funzionamento. Ecco. Noi abbiamo anche un video. Questo video che cosa ci mostra? Ci mostra un esercizio di memoria o è parte di questo test? Allora, il video che vi abbiamo proposto è sostanzialmente tratto da questo test della memoria che noi proponiamo, adattato per l'occasione, perché abbiamo fatto delle piccole variazioni e l'abbiamo scelto innanzitutto perché può essere anche svolto a casa in questo momento, ma soprattutto perché è caratterizzato da diversi aspetti. In questo esercizio in cui viene richiesto alla persona di imparare, di apprendere insieme all'esaminatore un indirizzo e un nome di fantasia, che poi viene dopo un certo lasso di tempo in cui vengono svolte altre attività, vengono richiesti altri compiti, viene richiesto poi alla fine. Ecco, in questo esercizio in particolare noi svolgiamo sia un'attività di memoria immediata, perché viene richiesto un richiamo immediato, viene richiesta anche una forma di memoria differita, viene detta retrograda, e dopo anche è proprio anche un esame che potremmo dire anche che interessa le abilità percettive della persona, quindi va anche a sondare le capacità della persona effettivamente di recepire il linguaggio dell'esaminatore. Io direi se la regia intanto ci prepara il video, così possiamo capire anche appunto come si svolge parte del test e anche insomma se poi qualcuno dei nostri telespettatori vuole anche mettersi alla prova, insomma, così possiamo eventualmente vedere come si procede. Se dalla regia è pronto, allora potete mandarlo quando volete. Adesso le leggerò un nome e un indirizzo che le chiederò di ripetere dopo di me. Faremo in questo modo per 3 volte, così avremo l'occasione di impararlo nel migliore dei modi.
Alla conclusione del test, glielo chiederò nuovamente. L'indirizzo è il seguente. Luca Bianchi, via Marconi 52, Bedelago, Treviso. 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 Ancora una volta, Luca Bianchi, via Marconi 52, Bedelago, Treviso. Luca Bianchi, via Marconi 52, Bedelago, Treviso. La ringrazio. Ora le chiederò di dirmi ciò che si ricorda di quel nome e di quell'indirizzo che abbiamo ripetuto insieme all'inizio del test. Luca Bianchi, via Marconi 52, Altalgo, Treviso, Ok. Allora, quindi lei mi ha detto Luca Bianchi, via Marconi 52. Altago, okay. Treviso. Altago, Treviso. La città potrebbe essere una fra queste tre che ora le andrò a dire. Vercelli, Bedelago, San Bonifacio. Bedelago. Quindi Luca Bianchi, via Marconi 52, Bedelago, Treviso. Sì. Ok, la ringrazio. Ok, allora questo è qui, adesso adesso per amor di Dio, ma posso immaginare che la difficoltà sta più forse nel ricordare Bedelago, che è un luogo che pochi conoscono. Sicuramente. Vabbè, questo magari è una mia... I test sono pensati, strutturati, studiati e non sono casuali, ecco, naturalmente vengono selezionate in questo caso delle parole, dei termini che in fase di studio riscontrato che possano evidenziare eventuali difficoltà. E la difficoltà soprattutto di questo esercizio in particolare, che adesso naturalmente non era possibile per ovvie ragioni, è che fra l'acquisizione mnemonica e il resto c'è stato... Immaginiamo che ci sia più tempo e più esercizi, certo, in mezzo. Esatto. Quindi. Esercizi tra l'altro che interessano altre abilità cognitive, tutti in mezzo, quindi non solo della memoria ma tante altre cose come appunto il linguaggio e la fluenza, e alla fine viene, dopo più o meno una decina di minuti, viene richiesto di ripetere il... Lo chiedete, viene richiesto una sola volta oppure più spesso, cioè... anche dopo magari fate fare altre attività e lo richiedete una seconda volta, oppure diciamo è sufficiente un solo richiamo, chiamiamolo così? Diciamo il richiamo è unico, nel senso viene richiesto di ripetere ciò che ci si ricorda dell'indirizzo e del nome, e qualora, come è accaduto nel video, qualche elemento non ritorni alla mente, allora in quel caso si propone un'attività leggermente diversa che quella del riconoscimento, e in quel caso si va a dire se fra una serie di item potrebbe essere l'item target, cioè l'elemento target, quello appunto quello interessato. Ed esumo che se una persona non riesce a ricordare nemmeno dopo, diciamo, la possibilità di scegliere fra tre soluzioni, lì c'è un problema maggiore, o non necessariamente? In quel caso, logicamente, contestualizzando anche tutto il resto, certo, del test, sia sotto il profilo quantitativo sicuramente, perché i valori numerici hanno un'importanza, i valori psicometrici sono importanti, ma altresì anche quello qualitativo, che sostanzialmente riguarda ciò che l'esaminatore anche in corso del test sotto la sua persona rileva, della persona che ha di fronte, questi fattori vengono integrati e dopo viene dato appunto un responso finale. Nel senso, ci sono i numeri, cioè quanto uno, che parole si ricorda, ma certo, nel computo del test si tiene anche in considerazione tantissimi altri fattori qualitativi, come diceva Giacomo, cioè
che tipo di errori fa la persona, mm-hmm. quanta fatica fa, quanto è a disagio nel fare il compito, certo. come va nell'arco del test rispetto sì. a... Sono tanti pezzettini che vanno poi a dare un quadro d'insieme. Quanti sono, dottor Lanza, quali sono i numeri della demenza nel nostro paese? Allora, partendo da uno zoom più ampio, mondo, mm-hmm. nel mondo sono circa 50 milioni. 50 milioni di persone con demenza. Se scendiamo nel nostro paese, che è all'ottavo posto come numerosità di persone con demenza, siamo ad un numero che sta in quasi 1,5 milioni di persone. Quasi 1,5 milioni di persone in Italia con una diagnosi di demenza, con una demenza. Possiamo scendere ancora di più, nella nostra regione, nel Friuli Venezia Giulia, si parla di circa 20.000 casi. Sono numeri grandi, il 60-70%, la maggior parte di queste demenze si tratta di Alzheimer, che ha delle caratteristiche tipiche, è la demenza più diffusa ad oggi. Sono numeri che sono raddoppiati negli ultimi 20 anni, a causa soprattutto dell'aumento della popolazione anziana, dell'aumento della durata della vita, certo. della speranza di vita. Anche per questo l'Italia sta tanto in su in classifica, perché abbiamo una popolazione. Ah, ecco, sì, perché questo a me colpisce un pochettino anche il dato che riguarda il nostro paese oggettivamente. Sì, sono uno dei prezzi da pagare per una popolazione che invecchia, ovviamente. E questo cosa ci fa presumere, e lo hanno calcolato, il come andrà nei prossimi anni, cioè le demenze aumenteranno, aumentando il numero di anziani aumenteranno anche le demenze. Si stima che nei prossimi 30 anni globalmente triplicheranno i numeri della demenza. 2050 a livello mondo saremo, è una stima ovviamente, sulla base dei numeri che abbiamo adesso, 130 milioni circa di persone con demenza nel mondo. Abbiamo tempo ancora rapidamente, abbiamo 2 minuti. Il ruolo, poi ce ne occupiamo molto spesso per dire la verità, però ribadiamolo, il ruolo delle persone che stanno vicino a chi soffre di problematiche di questo genere. Se può essere spaventoso per una persona sapere di avere una demenza, forse lo è altrettanto per chi gli sta vicino. La speranza di vita dopo la diagnosi di demenza oscilla tra i 3 e i 9 anni, statisticamente, che sono tanti da passare accanto a una persona che avrà sempre più bisogno di aiuto e con cui sarà sempre più difficile e sempre più faticoso condividere tempo, spazio, dedicare attenzione e far fronte, oltre che alla fatica, anche alla difficoltà di comprendere, interpretare alcuni comportamenti che possono essere inspiegabili se non alla luce della diagnosi, perché può cambiare il carattere e questo può dipendere anche dalla demenza in sé o dal modo in cui la persona la vive e la affronta, oltre alla frustrazione di vedere un proprio caro, un proprio genitore, una propria sorella che non ce la fa a fare determinate cose, si comporta in maniera anomala, cambia carattere o addirittura in fasi molto avanzate non ci riconosce più. Ecco, questo aggiunge peso ovviamente e le persone che si prendono cura di queste persone vanno aiutate, le aiutiamo a condividere con altre persone che vivono la stessa situazione e aiutate e guidate al capire e ad essere degli utili aiuti alle persone con demenza. Allora, abbiamo già concluso, magari poi di questi argomenti, se credete, potremo parlare ancora più approfonditamente durante una puntata di Trieste in diretta, dobbiamo anche un po' più tempo, perché volentieri. Sono argomenti che io purtroppo conosco molto bene e che poi la cosa più incredibile è che sono anche argomenti estremamente interessanti, se uno riesce a separarsi dalla malattia che tocca un familiare, diventa, lo dico con cognizione di causa, diventa purtroppo anche affascinante seguire determinate cose, ma ne parleremo magari più approfonditamente perché è un tema a cui tengo parecchio. Grazie allora al dottor Giacomo Sfettez e al dottor Grazie. Luca Lanza per essere stati con noi. Grazie. Buon proseguimento di serata a tutti, arrivederci.
in collaborazione con Aris.